Chissà se ci sarà qualcuno. Uno ci sta. Uno, ci siamo noi. Bibi, ciao! Buongiorno! Buongiorno, oggi abbiamo il carico sulle spalle. Ciao Steve, il carico sulle spalle. Ah, c'è qualcuno, dai, ancora qualcuno ci segue. Sei persone. Ma sai che pesi? Ma che cavolo dici, peso 30 kg. Ma pesi? Ma non è vero. Sì, pesi. Perché è scritto Didi? Didi e Steve. Ah, è Steve. Sì. Buongiorno a tutti, saluta dai. Ciao. Wow, sono ancora qui con noi che fanno lezione. Aspetta, fammi sedere Didi. Ah, grazie. Ah, perché se no mi ammazzo. Paola, buongiorno. Tutto bene ragazzi? Allenati anche tu Didi con mamma. Eh no, non posso fare i compiti. Sta facendo i compiti con la nonna. Ma io ho finito, però. Comunque sta crescendo, sì, lo so, sta crescendo. Vedi quell'altro. Che te lo dico a fare? Buongiorno. Paola Genova viene dal Molise. Ah. San Felice del Molise. Ti ricorda qualcosa? Sì. Paese della mamma. Io vado giù, ciao. Saluta a tutti. Oh, non ti ammazzare però, Un caso. Pausa studio. Sì, era una pausa per venire un attimo a salutare voi. Bene, allora c'è qualcuno che fa lezioni con me? O come sei meglio di mamma? Steve, già con i commenti sulle foto tu non stai andando molto bene. Quindi, comunque quella foto lì avrà 6 o no 4 anni. E che me l'ha fatto un fotografo. E come tale ha tolto tutte le imperfezioni. Anche se c'era poco da togliere. Basta, va bene. Concentriamoci, ragazzi. Beh, c'è qualcuno che fa lezione, quindi ci prepariamo. Lo faccio per motivarti. Ah, hai visto che eri più giovane? Sì, di 4-4 anni, non tanto. Vabbè, comunque, detto questo, cosa facciamo oggi? Oggi facciamo fluid mobility, cioè stretch e mobilità. Di cosa avete bisogno? Sempre solo del vostro corpo, un tappetino. E raccomandazioni particolari non ci sono, ovviamente non forzate troppo, cercate sempre di ascoltare il vostro corpo e di arrivare alla massima escursione del vostro ROM, cioè della vostra mobilità articolare. E detto questo, sono già le 11 e possiamo iniziare, poi c'è qualcuno che si aggrega, si aggregherà. Va bene, si sente la musica, oggi non c'è la Marci perché aveva da fare, quindi non ho l'aiuto del folletto, io lo chiamo folletto. Che qualcuno mi dica se è la musica, aspetta che l'alzo. Si sente bene? Ciao Laura! Troppo alta? Troppo bassa? Va bene? Se me lo dite? Si sente? Non si sente? Beh, aspetto qualche secondo. Marika, buongiorno. Dai che forse ci sono delle novità su dallo studio, forse. Baldi folletto, sì. Ciao Cinzia. Dai, ditemi se si sente la musica. Io lo chiamo folletto, musica perfetta, grazie. Allora, le novità di sicuro non c'è nulla. C'è questa ipotesi del 25 di maggio, ma io non mi pronuncio finché non abbiamo, grazie Marika, non abbiamo la certezza. Di sicuro sto facendo dei lavori in studio, come avete visto dai post di ieri. Abbiamo pulito, abbiamo sanificato, abbiamo comprato un po' di roba, ho comprato il termometro, ho comprato di ogni. Adesso aspettiamo le direttive sicure. Allora, detto questo, intanto noi facciamo un po' di mobilità per la nostra colonna e per il nostro corpo. Andiamo a lavorare. Oggi partiamo in quadrupedia. Quindi ci mettiamo mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, teniamo ferma la zona lombare e andiamo a muovere solo le scapole. Quindi lo sterno scende verso il basso e poi sale. Scendo, salgo.
I gomiti sono rivolti verso quella parte interna che guarda verso l'interno, quindi sono non in extra rotazione ma leggermente flessi, ok? La parte centrale come se ci fosse un occhietto qua che guarda l'altro occhietto. Dovete spingere un po' di più sulla fascia laterale del mignolo e continuare ad andare dentro con lo sterno verso il basso e lo sterno verso l'alto. Giù, non passare davanti. Giù e su. Ah, sei qui con me? Hai fatto 2 secondi di compiti. E abbiamo finito. Va bene. Fai bene gli esercizi. Io ho finito. Ancora 4 volte. Ancora 3. Ancora 2. Ora proviamo a fare una circonduzione, quindi muovi la scapola senza muovere i gomiti. In realtà non è solo la scapola che si muove tutto il cingolo scapolo-omerale, non piegate i gomiti. Si muove su e giù, è il corpo che gira intorno alle spalle. Piccolino. Tenete le braccia tese. Ancora 4. Ancora 3, non muovete il sedere. Ancora 2. Cambia senso dall'altra parte, ve lo faccio vedere girandomi. No, stai lì, lì. Dovete far cadere giù lo sterno, andare avanti e andare indietro. È un movimento un po' complicato, è da fare. Ancora 4, divaricate le gambe, Didi. Ancora 2, l'ultimo, e rimango in quadrupedia. Da qua inizio a muovere tutta la colonna facendo il gatto e poi torno, guardo avanti, vai, muovi il sedere, guarda l'ombelico, guarda avanti, fuori l'aria, guarda l'ombelico, sali, prendi l'aria, ancora, fuori l'aria, prendi l'aria, fuori l'aria, prendi l'aria, ancora 2, l'ultimo. Da questa posizione mantengo la spinta delle braccia, appoggio le dita dei piedi dietro, io adesso ho Didi, stai lì, non ti muovere, da qua estendo le gambe e torno in quadrupedia. Fatelo lentamente in modo tale che piano piano la muscolatura posteriore ceda. Vado indietro e torno, stiamo ancora un po' scaldando, indietro e torno. Se riesco, mano a mano che lo faccio, provo ad appoggiare di più i talloni o a estendere di più le ginocchia. Fuori l'aria e torna. Stiamo allungando la catena posteriore, quindi devi spingere il petto in mezzo verso il, quadricipite. Ancora. Prendi una terassino, di dietro il divano. Continuate, ancora 4, il mio figlio può fare ginnastica con me. Vai. Sì. Vai. Ancora 2. Ti fiamo con me. Così. Giro dall'altra parte. L'ultima volta rimango su, ragazzi, rimanete lì. Mantieni la posizione, cale faccia in giù. Mantieni lo stretch. 4. 3. 2, non piegare più le ginocchia, ma vai avanti in plank. Mantieni questa posizione, con la mano destra vai a toccare i piedi sinistro e torna in plank. Viceversa, braccio sinistro, torno, vai, tocco, torno, tocco, torno. Prima un braccio, poi l'altro. Ancora 4 volte, ancora 3, lentamente Dylan, ancora 2, rimani in plank e torna
Svedia. Da questa posizione appoggia il collo del piede, siediti sui talloni, posizione del fanciullo. Allunga bene le braccia. Scaldiamo ancora le braccia. Andiamo con tutte e due le mani verso sinistra. Non muovere il sedere, solo le braccia. Sotto il divano? Sì, sotto il divano. Devi sentire tirare tutta la muscolatura laterale destra. Così? Sì. Tu non senti nulla. No, io non sento ancora nulla. Lo so. Tenete la posizione. E ora andate a guardare sotto l'ascella in alto. Io non ci riesco. E poi torni. Sono troppo basso. Lo so, adesso ti aggiusto. Ruoto. Avete il braccio destro teso, su e giù. State muovendo la colonna. Quindi guardo sotto l'ascella, guardo in alto, l'ascella poi viene spinta verso il basso. Vai di nuovo, su, giù. Stiamo allungando tutta la catena laterale destra. Ultimi due. L'ultimo. Cammina con le mani dall'altra parte. Arriva al tuo massimo. Devi sentire tirare tutta la muscolatura laterale sinistra. Non si sente niente. Non si parla. Perché? Così. Parla la mamma. Ora da qui guarda sotto l'ascella, guarda in alto e torna. Ruota il tronco e torna. Vai. Guarda in alto e spingi giù l'ascella sinistra. Guarda in alto, spingi giù l'ascella sinistra. Ancora. Ancora tre volte. Mi sono caduto. Ancora due. L'ultimo. Torna con le mani al centro. Torna in quadrupedia. Appoggia il collo del piede per fare cane a faccia in giù. Vado, guardo, in mezzo ai talloni. Mantengo la posizione. Questa volta vado in estensione della colonna, quindi appoggio le ginocchia, apro le spalle. Lo dobbiamo fare 8 volte. Le dita dei piedi sono giù, Spingo forte con le mani, cane a faccia in giù. Spingi e rimani. Rimani in questa posizione, uso Dylan. Stai qui. Gambe distese. Primo. Prima tu non ce l'avevi, quindi. Vai. Cane a faccia in su. Appoggio le ginocchia, spingo con le spalle. Spingo con le braccia. Di nuovo. Cane a faccia in giù. Allungo bene. Dovete spingere col palmo della mano per allungare bene tutta la muscolatura posteriore e allontanare il gluteo. Cane a faccia in su. Appoggia le ginocchia. Spingi con le spalle. Ancora. Vai su. Allunga. Rimani. Torna. Inspira. Ancora due volte. Vai dietro. Espira. Allunga. Mantieni la spinta delle braccia. Torna avanti. E cerca di andare. Ancora una volta. Rimani lì. Appoggia le ginocchia. Porta avanti la gamba destra. Molto avanti, La spostate lievemente in fuori. Così riposiamo un po' la parte superiore. Appoggia la mano sinistra,
la mano destra sul ginocchio. Da qua fai ruotare il ginocchio dentro e fuori, come mescolare. Il piede si muove. Il piede non si muove. E tu lo stai muovendo. Si muove appena appena, non si solleva troppo da terra. Non muovo troppo la schiena, muovo solo la gamba destra. Ok. Ancora tre, in questo senso. Ancora due. L'ultimo gira dall'altra parte. Stiamo mobilizzando l'articolazione dell'anca destra. Sì, 10 volte. Sono 6, conto io. 7, 8, 9, 10. Lascia la mano destra di fianco al piede destro, ruota, torna, infila il braccio sotto. Vai, spingi col piede destro, con la mano destra. Sei esattamente dall'altra parte, Dylan. Così. Devi usare l'altro braccio. Ah, l'altro braccio. Vai, bravo. Su, bravissimo. Giù. Il gomito destro si piega un po', eh. Su. Giù. Ancora. Prendi l'aria. Fuori l'aria. Non crollare, Dylan. Prendi l'aria, fuori l'aria. Siamo a 8, vai. Prendi l'aria, fuori l'aria. Rimani con entrambe le mani parallele al piede destro. Questa volta cerchiamo di estendere la gamba senza muovere le mani e poi torno avanti. C'è troppo piccole le mani. Non usate la scusa di Dylan. Però è vero. Vai. E basta, devo fare così. No, il sedere deve rimanere su. Non ci riesco. Vai, stendi. Aspetta. E torna. Il sedere non si va a, non va a toccare il tallone dietro, rimane sollevato. Dovete estendere solo la gamba destra. Piano, Dylan. Mancano due. Occhio adesso, Ne manca uno. Rimani avanti, porta avanti il braccio destro e vai a flettere la gamba sinistra, la guardi e la vai a toccare con la mano. Mi metto in 3D, quindi ce la faccio. Non si vede il braccio. Va bene, tanto devo allungare avanti. Vai. Tocco, guardo il piede, guardo la mano, torno. Vai. Piano, se no arrivano i crampi. Vai. Guarda la mano. Ancora tre. 7 per quasi 10 dobbiamo fare. Quasi 10 mi piace perché ho perso il conto. Di là, però stai fermo. Facciamo le altre due. L'ultimo. Adesso mi fermo con le mani parallele al piede destro, estendo la gamba, ma questa volta mi siedo sul tallone. Ci siete? Sono seduta sul tallone sinistro e la gamba destra tesa. Non tocca però. Le mani sono a terra. Questo è l'automobile. Questo non tocca? No. Ah, quello tocca, cosa dici? Tocca, tocca. Da qua spingo di nuovo in avanti. Estendo questa volta la colonna, vado di nuovo a sedermi, piedi a martello, le mani avanti, occhio, fatelo lentamente per le articolazioni del ginocchio, spingi, vai, solleva, estendi, due, torna, dietro con calma,
su, estendi, spingo avanti il pube, guardo tra le mani, torna, piede a martello, su, ne abbiamo fatti 4, facciamo 5, vai, giù, questo è il quinto diritto, metti il busto avanti, inizia ad andare sempre più avanti col busto, sali, vai, fletti il busto con le mani, devi andare verso il piede destro, su, vai, giù, su, non ha importanza, fai bene l'esercizio, vai, giù, su, e l'ultima volta, giù, su, rimani su e cambiamo la gamba, metti la gamba sinistra avanti, molto avanti, tutto quello di prima, sì, dall'altra parte di là, appoggia la mano destra parallela al piede sinistro, l'altra mano sul ginocchio, no, e mescoliamo, non devo muovere troppo la colonna, devo muovere solo con l'aiuto della mano il ginocchio dentro e fuori. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dall'altra parte. 1, 2, muoviamo l'articolazione dell'anca. 8, 9, metto entrambe le mani parallele, ok, devo ruotare e infilare in mezzo, concentrati, dire, ruota, vai in bagno lui, e giù, vai, ruota, o che non ruota da questa parte, e giù, inspira e giù, inspira e giù, manca poco, vai ancora, da questa parte faccio una gran fatica io, 9, l'ultimo, 10, appoggio le mani, estendo le mani avanti, estendo la gamba dietro e torno. Il sedere questa volta non si siede, non si appoggia, eh? Il primo era col sedere sollevato e torna, estendi e torna, vai, 4 e torna. Vai, estendi, 5 e torna, 6 e torna, 7 e torna, 8, torna, 9, ora rimani avanti, la mano sinistra va verso il piede che si flette la gamba dietro, mette i tre diti, le, su, hai le ginocchio fuori, va per la su, vai, chiudi, torna, chiudi, 9, vai, 8, 7, 6, no, lo prendiamo, 5, guarda che sono messa, allora, 4, tu sei messa, 3, questa gamba, sì, okay. 2, l'ultimo, 1, torna, rimani al centro, adesso mi devo sedere sul tallone dietro, lascia le mani avanti, piede a martello,
mantengo un attimo la posizione. Prima non l'ho detto, ma se è eccessivo mettete un cuscino tra, nel cavo popliteo, tra la coscia e il polpaccio. È un po' più accettabile se avete male al ginocchio. Estensione avanti e flessione, e cerco di andare più avanti. Quando vi sedete, in modo graduale, così l'articolazione piano piano cede. Vai, estendi. Se siete poi come burro, come Dylan, questo non lo sentite tanto. Vai, tre, anche se la punta giù, ma io faccio gran fatica su questo lato. Vai avanti con le mani, vai, prendi l'aria, quattro, fuori l'aria, vai, prendi l'aria, di là, ancora tutta l'aria, fuori l'aria, vai, prendi l'aria, fuori l'aria, vai, ultimi tre, uno, ultimi due, due, l'ultimo, ah, oh, pensavo che dicessi l'ultimo, uno, uno, fatto, sali, appoggia le ginocchia e ci mettiamo sdraiate pancia giù. Non abbiamo fatto questo prima? No. Ah, che bello. Dobbiamo lavorare sulle braccia. Aspetta che devo abbassare un po'. Stai lì, state le camere. Sì, perché sennò non si vede bene. State lì un attimo. No, così alto. Così. Adesso di là vai un po' più giù con il corpo. Ancora. Così. Se non ci stiamo, vedete il braccio fuori. Ah. Allora, braccio destro disteso. Braccio sinistro piegato sotto la spalla. Lo abbiamo già fatto anche questo, eh? Guardate per prima un secondo prima di farlo. La spalla sinistra deve rimanere per terra, come anche la fronte, eh? Da lì devo spingere con la mano destra e andare ad appoggiare il piede di destra a terra. Rimango qualche secondo, poi torno. Lo rifacciamo, ma nel secondo dovete aver flesso il gomito. E poi vado a fare questo. Aia, non mi muovo. Torno. Stendo il braccio. E vado a fare questo. Torno, fletto il gomito e vado a fare questo. Ok? Ma io riesco a toccare? Tu sì, io no. Siamo pronti? No. Andiamo, prima con braccio disteso. Via. Apro. Devo rimanere 3 secondi, torno, fletto il gomito destro, vai, apri, devi rimanere 3 secondi, aia, torna, stendi il braccio destro, apri e cerca di aumentare, torna, fletti il gomito destro, vai, apri, torna, ancora, stendi, vai, apri, cerca di appoggiare bene il piede destro, ci riesce allora? Sì, torna, piede e gomito, che sarebbe flessi, vai, apri, ah, non mi muovo qua, torna, ultime due volte, vai, stendi il braccio destro, apri, torna, fletti il gomito destro, apri, torna, l'ultima volta, stendi il braccio, apri, torna, fletti il gomito, apri, torna, relax, rilassate giù,
Sentite se la spalla destra appoggia meglio della sinistra. Come entra? E dobbiamo farlo dall'altra parte. Braccio sinistro disteso, braccio destro piegato. Vai, apri. Oddio, apri. Rimani 3 secondi. Torna. Fletti il gomito sinistro. Hai la fronte giù per terra, hai la guancia. Vai, apri. Di qua non tocco neanche io. Torna. Io con qualche difficoltà però sì. Stendi il braccio sinistro, braccio destro, scusate. Ruota. Torna. Fletti il gomito. Usate il braccio sinistro per spingere, vai. Respirate voi che potete. Torna. Stendi il braccio. Vai, ruota. Aprite bene il ginocchio, sollevatelo, Torna. Fletti. Ruota. Il collo. Devi guardare di là, di là. Dove? Di là. Torna. Vai con la quarta volta. Stendi il braccio. Ruota. No, proprio in senso. Cerca di spingere bene col braccio sinistro, torna. Fletti il gomito. Vai. Torna. Ultima volta. Stendi il braccio destro. Torna. Fletti il gomito destro. Siamo stretti. Torna, vai. Rimani lì 3 secondi. E torna, relax, giù le spalle, giù la testa. Ora ti sollevi, appoggi le mani, vai nella posizione del fanciullo, scarica un attimo la schiena. Sali verso l'alto. Muovi un po' le spalle. Ma non è caldo, Dylan? No. Circonduzione delle spalle indietro, in avanti. Aia. Aia. Appoggia le mani a terra, appoggia le dita dei piedi e stendi le gambe. E torna. Sali, hai le dita rovesciate, sei così. Da questa posizione, se riesci, stai di un attimo, Dylan, devo andare indietro per aprire la catena anteriore. Apro le spalle, io arrivo ad appoggiare solo le dita, per esempio. Chi è molto mobile, per esempio, Dylan appoggia già completamente le mani. Torno. Appoggio le mani avanti, molto vicino alle ginocchia, estendo. Appoggio le ginocchia, le dita sono sempre in questa posizione di flessione. Apertura catena anteriore, guarda avanti. Se sei molto mobile, puoi guardare indietro. Torna delicatamente, riappoggia vicino alle ginocchia a 5 cm e stendi. Riappoggia. Sai che abbiamo quasi finito. Appoggia le dita. Apri. L'ultima volta, appoggia le mani e stendi le gambe, torna, appoggia dietro le mani, io ci sono arrivata ad appoggiare il palmo, apri,
tutto la testa. Torna, ti metti di nuovo seduta sui talloni, seduto o seduta, rilassa, metti una mano con il medio all'interno dell'orecchio e appoggia solo il peso della tua mano sinistra. La mano destra nel frattempo va verso il basso, col palmo della mano che spinge verso il basso. Ma devo mettere il giro? No, verso il basso. Se riesci, tieni proprio il palmo della mano in spinta verso il basso. Sali, cambia la mano. Proprio in mezzo. Spingo verso il basso, braccio sinistro, mentre il braccio destro fa solo da contrappeso, diciamo. Torna al centro, sciogli un po' le spalle e stop. E abbiamo finito. E per oggi è tutto. E per oggi è tutto, come dice Dylan. Eccolo. Tutto bene, ragazzi? Opera, eccolo, oggi ha fatto ginnastica con noi. Sei un po' troppo discolo, però. Va bene? Saluta. Salutiamo, chi salutiamo? Ciao a tutti, ragazzi. No, saluto proprio, c'è scritto il tasto. Ah no, puoi schiacciare il pulsantino. Posso. Allora, ragazzi. Posso. Sì, puoi schiacciare saluta, saluta. Grazie. Spero che siate... Oh, non lo spostare, no, devi solo fare così, vedi? Tac, tac, vai, fai tu. Ecco, così, basta. Steve basta. Barbieri. Steve Barbieri, salutato Steve Barbieri. Allora, ragazzi, noi ci vediamo sabato, dovremo Ciao. Farlo insieme al CrossFit Team 059. Sabato vengo anch'io. Anche tu. I tuoi esercizi di torsione mi fanno benissimo, mi fa piacere, Vivi. Molto bene. Continua a farli, li trovate tutti sulla nostra pagina Facebook, i video... E anche su YouTube, e quindi potete farli e rifarli ogni volta che volete, li potete anche abbinare, farne per fare un'ora, due ore, cioè le mie due lezioni da mezz'ora le fate tutte e due, in modo tale da fare un'ora completa. E ci vediamo domani, che è venerdì, con la Marci alle 5:30. Per tutte le notizie e le info sulle aperture dello studio, ancora ripeto, non si sa nulla, ma vi arriverà un messaggio per i nostri clienti quando saremo pronti ed è ufficiale, allora io manderò un messaggio di riapertura. Incrociamo le dita e per adesso vi ringrazio, ringrazio anche Dylan che ha fatto un po' di Pilates anche lui, vi abbracciamo e un saluto a tutti. Ciao ragazzi! Ciao! Ma non è, perché finisce dopo questa diretta?